Good evening. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di What is Cosplay, il programma interamente dedicato al mondo del cosplay, ovvero la pratica di indossare e interpretare personaggi di vari mondi, ovvero serie TV, film, cartoni animati, anime, qualsiasi cosa. E io sono Stefania e oggi interpreto Selina da Once Upon a Time. Mentre io sono Giulia e interpreto Sabrina Spellman da Le terrificanti avventure di Sabrina. Ma oggi siamo due streghe! Già, esatto. E proprio con la nostra magia adesso ci teletrasporteremo ad una fiera del fumetto per chiedere ai cosplayer che cosa non può mancare ad una fiera. Allora, io vorrei che ci fossero più stand di fumetti, in quanto ce ne sono sempre pochi. Come cosplayer direi camerini un po' più grandi, con qualche sedia, qualcosa un po' meglio organizzati. E soprattutto, per quanto riguarda le aree ristorate, ragazzi, più tavoli, perché siamo veramente tanti e per terra non ci vogliamo sedere. Secondo me in una fiera del fumetto non deve mancare varietà di stand e soprattutto anche eventi come la gara cosplay o il karaoke. Dirò una cosa strana, ma secondo me non deve mancare una persona che abbia tutto il necessario per riparare i cosplay, perché se si rompono in fiera è finita. Se sei uno perfettino e ti si rompe il cosplay, ciao! In una fiera del fumetto non devono assolutamente mancare fumetti, cosplayer e gadget, action figure e ovviamente anche il cibo. Direi fumetti e il cosplay da qualcosa di più. Le zone per fare dei set fotografici. Vai. Delle zone di ritrovo di cosplay. Secondo me il bubble tea è comunque un luogo dove comprare le parrucche per chi non può comprare su internet. Per me in una fiera non può mancare assolutamente lo stand, quello col cibo giapponese, perché insomma è una cosa non tanto facile da reperire in giro e nella fiera secondo me ci deve assolutamente essere. Per me non può mancare lo stand che mette a disposizione la colla a caldo, perché i pezzi si rompono e questa ne è la dimostrazione. È un pezzo che mi si è appena rotto, quindi ci fosse qua io a quest'ora l'avrei sistemato. Per me non possono mancare i cosplay, il divertimento e gli amici, perché in realtà poi altrimenti non avresti niente da fare in fiera. Secondo me non deve mancare convivialità e senso di aggregazione, perché è importante ricordarsi che il cosplay è principalmente una grande famiglia ed è importante che nelle fiere ci siano occasioni per ricordarsi di questo. Cosa non deve mancare a una fiera del fumetto? Beh, ovviamente è un posto dove tu ti possa fermare e andare a riparare il tuo cosplay, che ovviamente si sarà distrutto nel mentre che stai affrontando la tua avventura presso la fiera del fumetto, che è più una battaglia, perché quando c'è gente che ti pesta e ti calpesta e ti butta per terra perché c'è un botto di gente, devi trovare un posto dove rilassarti e riparare il tuo cosplay, che sarà inevitabilmente sporco, pieno di peli di animale, foglie e qualsiasi altra cosa, esplezione che non voglio pronunciare. Beh, in una fiera del fumetto ovviamente non devono mancare i World Avengers. E poi non devono mancare i cosplay, perché senza cosplay la fiera non è colorata, non è bella. Quindi ci vanno i cosplay e i World Avengers. Siamo tornate. Eccoci tornate. Benissimo. È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Sì. Vi ricordo, dopo aver appunto intervistato i nostri cosplayer a questa fantastica fiera,
di mettere il mi piace sulle nostre pagine Facebook e Instagram che trovate qui dietro sullo schermo e anche di non dimenticarvi l'hashtag WhatIsCosplay, mi raccomando. Per commentare la puntata e farci sapere cosa pensate del mondo del cosplay e dei cosplayer. Esattamente, ma veniamo al tema di oggi. Quale sarà il tema di oggi? È un po' difficile da indovinare. Sì, le streghe? No. Diciamo che non sono le streghe e non la magia. Neanche. Però veniamo da mondi simili? Sì. Non è un mondo simile, è un genere simile. Diciamo, io sono un po' più terrificante. Beh, il genere di oggi è la serie TV. Esattamente. I cosplayer possono sbizzarrirsi grazie a questa categoria proprio perché le serie TV ricoprono tantissimi generi diversi, quindi si va dall'horror al giallo, al romantico, di tutto, al fantascientifico. Anche le fiabe, per esempio. Esattamente. Quindi abbiamo chiamato con noi quattro fantastici ospiti che vengono tutti quanti da serie TV diverse e che sono proprio pronti a farsi conoscere dal nostro pubblico. La prima persona che abbiamo intervistato, che intervisteremo a breve, è un ragazzo che viene dalla provincia di Cesena e lui è un po' particolare perché lui è anche un make-up artist, bravissimo, e si chiama Andrea Martini. Ciao Andrea! Ciao! Ciao a tutti! Benvenuto! Andrea, noi abbiamo visto che tu hai fatto diversi cosplay con dei make-up molto elaborati e molto particolari, ma volevamo sapere, tu hai fatto una scuola, immagino, per imparare a realizzare questi make-up? Allora, io faccio cosplay da ormai 7 anni e da sempre sono stato un appassionato di effetti speciali, cioè ho fatto cosplay a cui ho dedicato molto del mio tempo al make-up. E col tempo ho scoperto questa passione e ho fatto sì che questa passione diventasse anche un lavoro. E quindi proprio recentemente ho preso un diploma di tecnico di effetti speciali presso una scuola, un'accademia a Bologna. Ma dai! Speciali. Bellissimo! Che bello, sì. E invece per quanto riguarda appunto la realizzazione della maschera del Re della Notte di Game of Thrones, puoi raccontarci un po' che cosa hai utilizzato? Se è stato molto complicato da fare? Allora, quella è stata la prima maschera che ho realizzato, maschera completa, e non avevo ancora fatto il corso, quindi mi sono basato sostanzialmente sui tutorial su YouTube. Ho realizzato il calco della mia faccia, cioè della mia testa completa, ho fatto la scultura in plastilina, ho fatto a sua volta il calco della scultura in plastilina e poi con il lattice ho realizzato la maschera e ho ottenuto quello che poi porto in giro. Beh, complicatissimo direi. Sì. E poi l'hai colorata con dei colori particolari? Allora, sul lattice bisogna stare attenti appunto a utilizzare dei colori che con la tensione, appunto essendo il lattice un materiale flessibile, non screpolino, non si stacchino. E quindi è consigliabile utilizzare l'acrilico oppure i colori per gomma, comunque colori che sono a loro volta flessibili. Ah, capito. E invece io volevo chiederti, ma per il personaggio di Billy, ho visto che appunto l'hai fatto in diverse versioni, ma appunto cosa ci trovi in lui? Perché io sono una grandissima fan di Stranger Things, ma Billy proprio non lo sopporto, però tu lo fai benissimo, sei uguale quando veramente. Allora, forse è l'unico personaggio di quelli che faccio a cui effettivamente non mi piace particolarmente all'interno della serie, però mi hanno trovato una leggera somiglianza, hanno detto dai prova a fare il make-up di questo, insomma ho provato, mi è riuscito bene, è piaciuto e quindi mi piace portarlo in pieno, alla fine è divertente portarlo, diciamo. Sì, no, infatti ti viene proprio davvero molto bene. Sì, infatti io quando ti ho visto la prima volta da Billy ho detto oddio, ma è lui. Sì, anch'io. Io ho visto la sua età, ho detto oddio, corro, me ne vado. Vabbè dai, oggi sono Sabrina quindi posso fare magie e scacciarlo. Non so se è Demogorgone dai, con la anch'io. Magia. Eh beh sì, siamo due streghe. Dai, però mi è dispiaciuto la fine della terza stagione. Sì, oddio. Anche a me.
tanto. Non facciamo, ecco, spoiler alert. No, non qua, l'ho visto per Stranger Things. Ah, non, stagione, ok, quindi. Allora non diciamo niente, però comunque concordo. Va bene, grazie mille Andrea per essere stato con noi, sei stato gentilissimo e grazie per averci raccontato qualcosa dei tuoi magnifici lavori. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ciao. Ciao, alla prossima. Ora abbiamo un'altra ospite che è una cosplayer che conosciamo bene. Lei viene dal mio stesso mondo, ovvero Once Upon a Time. Esatto, infatti facciamo parte dello stesso gruppo cosplay Once Upon a Time Cosplay Italia. Lei viene da Prato e si chiama Cristiana. Ciao Cri. Ciao Giulia. Ciao. Ciao, ascolta, io volevo chiederti una cosa. Siccome sei qui oggi in rappresentanza del gruppo di Once Upon a Time Cosplay Italia, raccontaci un po' di questo gruppo, come è nato e da quando ne fai parte, qual è il tuo ruolo, insomma, dici un po' tu. Allora, il gruppo è nato nel 2014 con il proposito di riunire tutti i cosplayer italiani appartenenti alla serie Once Upon a Time o C'era una volta, come è stata tradotta in italiano. E, già dai primi Lucca Comics è stato possibile un po' trovarsi e radunare vari cosplayer appartenenti alla serie e si è creato un gruppo, l'unico nazionale, che comprende veramente persone di tutte le età e di tutte le regioni, da nord a sud. Abbiamo una buona rappresentanza a Milano, una cellula abbastanza nutrita anche in Toscana e una a Napoli al sud. È un gruppo con persone che alcuni sono studenti, altri fanno vari tipi di lavori, quindi veramente da tutte le parti e da tutte le situazioni possibili. E ci troviamo nelle fiere del fumetto in tutta Italia. Il raduno più grande è quello del Lucca Comics, ma abbiamo anche il raduno a Novegro, che è sempre molto molto ben partecipato, e in altre fiere. Diciamo, c'è sempre, come viene fuori una data di una fiera, cerchiamo sempre di trovarci per fare una parata, un fotoset o comunque per vederci. Certo. A partire dal 2017 abbiamo iniziato anche a avere un nostro spazio in diverse fiere con uno stand che ora ha raggiunto delle dimensioni sì, notevoli, 10 metri di stand, dove noi piano piano, affidandoci anche ai nostri cosplayers, diciamo, più bravi nella creazione di oggetti, abbiamo ricreato le scenografie di varie parti dei mondi incantati. Abbiamo la grotta dove la regina cattiva di Once Upon a Time, dove regina crea i suoi incantesimi, dove incanta i suoi cuori, fa le sue pozioni. Abbiamo appunto il castello della Bella e la Bestia di Belle Tremotino. Abbiamo la foresta incantata con la spada del principe azzurro, la spada nella roccia, l'arco di Biancaneve. Insomma, abbiamo cercato di ricreare tutti gli oggetti e tutte le ambientazioni possibili presenti nella serie. È un gruppo molto affiatato, siamo una, come diciamo sempre, una grande famiglia che accoglie chiunque ne voglia fare parte, e un momento molto importante per noi è stato nel settembre dello scorso anno, nel 2018, dove abbiamo girato una parodia di Once Upon a Time, un cortometraggio che è disponibile su YouTube e che per noi è stato un po' una celebrazione non solo della serie, ma anche del nostro gruppo e dello spirito molto ironico e anche molto divertente che ci caratterizza. Bene Cristiana, ma invece per quanto riguarda i tuoi costumi, abbiamo visto che tu hai fatto tante versioni di Belle e poi anche una versione di Regina. Come mai una scelta così di personaggi così opposti? Allora, diciamo, Belle è un po' il personaggio che più mi caratterizza, perché ci sento proprio una vicinanza. Anch'io amo molto leggere, sono sempre in cerca, diciamo, un po' di avventure, o comunque mi piace mettermi alla prova, ed è quello che fa Belle, che rispetto, diciamo, sì, alla versione Disney di Once Upon a Time mantiene il suo carattere molto indipendente, molto coraggioso, però viaggia in diversi mondi, va addirittura nel mondo orientale di Mulan, dove dalla caccia a un leone infuocato, e la sua
caratteristica che più mi piace è il fatto che è l'unico, diciamo, personaggio femminile che non ha né particolare forza fisica o maestria con le armi né alla magia, però riesce sempre comunque a cavarsela perché legge molto, è molto intelligente e riesce sempre a trovare una soluzione. E invece Regina è stata un po' una sfida, dopo qualche anno a fare bello ho sentito un po' il desiderio di provare qualcosa di diverso e in quel caso ho scelto Regina sia per una diciamo per la somiglianza fisica, diciamo per i colori che più o meno sono, cioè, sicuramente per me è più facile fare il cosplay di una donna mora con gli occhi scuri, ora in questo caso gli occhi chiari e con le lenti, e che fare magari una bionda o una rossa. Per me è stato un po' più facile per una per un discorso fisico, ma anche per una attrazione verso quelli che sono, che è il suo personaggio e quelli che sono i suoi costumi, che sono sempre molto elaborati e molto molto interessanti, molto scenografici. Adesso, devo essere sincera, mi sono trovata molto bene anche con Regina. Benissimo, bene. Grazie mille Cristiana per essere stata qui con noi e per averci raccontato tutte queste bellissime cose anche sulla tua passione per i personaggi e proprio per far parte del gruppo Once Upon a Time Cosplay Italia e nulla, alla prossima! Grazie ancora Cristiana! Ciao! Ciao! Ciao. Il prossimo ospite che conosceremo a breve arriva dal mio stesso mondo, dagli Inferi. E lui vive in realtà in provincia di Torino e si chiama Chris Pace. Ciao Chris. Ciao. Ciao. Chris, noi abbiamo visto il tuo bellissimo video che ci hai mandato e che hai realizzato apposta per questo programma. E abbiamo notato che interpreti molto bene i tuoi personaggi, specialmente questo tuo personaggio Crowley da Supernatural. Raccontaci un po' qualcosa di come ti prepari per l'interpretazione, per entrare nel personaggio, quando ti esibisci per esempio sul palco alle gare cosplay. Ma diciamo che io studio i personaggi, allora prima cosa cerco dei personaggi che abbiano delle similitudini con me, nel senso che non vado a scegliere il personaggio che con me non c'entra niente, se io facessi Thor sarebbe non solo ridicolo, anche un po' imbarazzante per esempio, quindi scelgo dei personaggi che abbiano delle similitudini con me anche fisicamente. Dopodiché vado a studiarmi il personaggio proprio come si preparerebbe un attore per recitare una parte magari in un film, cioè faccio proprio il metodo Stanislavski, io vado lì pum, e mi schiondo dentro il personaggio. Stessa cosa che ho fatto con Capitano Uncino in passato e con altri personaggi. Scelgo la serie, me la guardo tutta, studio magari i movimenti, i tic, il trucco, se c'è un trucco particolare, eccetera, cioè faccio proprio un approfondimento del personaggio. Se poi ci sono delle cose extra da andare a guardare, tipo alcuni personaggi, come tu pensai, Sweeney Todd, esiste il film con Johnny Depp, però esistono anche dei musical, esiste il libro, certo, eccetera, quindi vado a guardarmi anche queste cose per capire dove sono state prese e se si può approfondire il personaggio. Ah, quindi proprio a tutto tondo, ecco, quindi a 360 gradi, insomma. Così dai anche, oltre che l'interpretazione magari dell'attore stesso, provi a mescolare più fattori. Sì, diciamo che qualcosa di mio lo metto sempre, purtroppo. Succede a quelli che hanno un ego piuttosto sviluppato, quando io ho fatto in passato delle particine in film eccetera eccetera, succedeva che invece di diventare il personaggio era il personaggio che un po' diventava me, nel senso che era che alla fine il personaggio diventava un po' troppo Chris e un po' meno personaggio, quindi fa sempre attenzione a bilanciare un po' le cose. Ma invece io ho una curiosità, quando hai iniziato a fare cosplay e perché? Allora, cosplay, allora, diciamo, partiamo un pochino indietro. Io ho iniziato con un gruppo di Star Trek molti anni fa. Era, diciamo, cosplay sotto certi aspetti, perché comunque giravamo con le uniformi, un po' come fanno quelli del gruppo, in parte sono anche quelli del gruppo di Star Trek del Torino Comics, per esempio, Rosa Maria e altri erano del gruppo di Star Trek. E quindi andavamo al cinema a vedere ad esempio in uniforme i film, facciamo delle feste in uniforme di Era Duni, quindi era un mini cosplay, quindi si tratta attorno al 96-95. Addirittura! Tantissimo! Sì, non ho più fatto niente per anni, poi nel 2012-2013 ho iniziato con Capitano Uncino. Ah, ok, capito, benissimo.
Bene Chris, grazie mille allora per essere stato con noi e anche ho visto bellissima la scenografia che hai creato e apposta di nuovo per noi, hai fatto un sacco di cose. Grazie, che non è casa mia normale questa. Ah, è casa tua, ah, ok, beh, allora nulla da dire. Quindi sopravvivi nel personaggio anche tutti i giorni. Non c'è una Wina che gira in casa, ma insomma. Ecco. magari. No, c'è anche il libro, guarda, tra parte le candele c'è la mia simpatica corona. Ah, ecco. Ecco, perfetto, perfetto. Oh, bene, chiudiamola così. Per concludere in bellezza. Benissimo. Il re degli inferi, dopo tutto. Bene. Grazie mille, Grazie Chris. Grazie ancora, Chris. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ora abbiamo un ospite molto particolare. Lui in realtà è un sosia. Il sosia è del personaggio di Jon Snow da Game of Thrones. Lui viene da Palermo e si chiama Gianmarco Buccellato. Ciao Gianmarco! Ciao! Ciao a tutti ragazzi! Ciao, ascolta, ma io volevo sapere, e penso che anche tutti quanti vorranno sapere, siccome avranno già visto la somiglianza, oddio, siamo in diretta con Jon Snow, e invece no, però quasi dai. E allora, volevo sapere, ma tu hai proprio fatto un lavoro, cioè hai fatto tuo il personaggio e l'hai fatto diventare proprio il tuo lavoro. Raccontaci un attimino com'è nata questa cosa. Beh, allora intanto è nata per gioco sostanzialmente, come penso un po' per tutti, no? Prima nasce così, goliardicamente, poi sostanzialmente si va sviluppando sempre più la cosa, diventando sempre più importante, come è successo per me. E ho ricevuto tanti consensi, di consenso dopo consenso, ho detto perché no, proviamo a veramente vedere come riuscire anche a guadagnarci qualcosina, e da qualcosina poi è diventato qualcosa di più grosso. E questa cosa è andata sempre a espandere, sempre a ingrandirsi. E poi è diventata un po' una catena, no? Una cosa tira l'altra, si è andato sempre più in alto come prestigio e come tutto, e niente, sono arrivate delle soddisfazioni veramente belle, cioè posso dire. Bene, bene, ma io so che tu hai anche incontrato l'attore di Jon Snow, Kit Harington. Sì, esattamente, esattamente. È successo totalmente per caso, ragazzi, in una circostanza in cui non mi sarei mai aspettato, perché comunque era improbabile da morire che non potessi incontrare. L'ho incontrato così a Venezia, per caso, neanche doveva essere. Ma dai! Il sogno di tutti! Non seguivo ancora il drone spazio, è stata una coincidenza fatale. Perché da quel momento poi cominciai a vederlo quando lo incontrai. Ovviamente se l'avessi incontrato adesso mi sarebbe venuto un infarto. Però. Beh dai, meglio così sei ancora vivo, ecco. Esatto. Ma tu immagino che viaggi molto, anche perché vieni invitato come ospite, e sappiamo che uno dei tuoi ultimi viaggi è stato proprio in Spagna, a Barcellona. Sì. Puoi raccontarci un po' di questa tua esperienza? Sono stato a Barcellona e sono stato invitato praticamente a un evento che era un po' diverso, nel senso, noi eravamo lì, parlo di noi perché eravamo altri, poi c'erano altri anche cosplayer e tutto. A me hanno chiamato sostanzialmente anche, ho fatto un po' da cicerone, cioè mi hanno incaricato anche di trovare altri figuranti, potevano figurare i personaggi di Game of Thrones. A me hanno chiamato appunto come socio di Jon Snow e tutto. E niente, praticamente lì è un evento totalmente diverso, perché comunque era incentrato più su altro, non era una convention, un comic, ma era un evento sul marketing sostanzialmente. Solo che siccome all'estero sono molto più aperti sotto questo aspetto, quindi se devono fare qualcosa a tema la fanno bene in grande, e quindi c'era un'area dedicata tutta a Game of Thrones e anche questo evento marketing che apparentemente non c'entrava. Però da lì ho conosciuto tante molte persone del settore, che sono molto bello, elettrizzante. Ah, davvero molto interessante come cosa. Bellissimo, dicevo appunto il nostro mondo ti porta dappertutto. Sì, è un po' una catena, va. È anche bello vedere questa varietà che c'è nel mondo del cosplay, che può espandersi anche in altri campi, in altri ambienti. Sì, è vero, Sì, comunque complimenti per la camera, perché noto tantissime cose di Game of Thrones appese ovunque. Stavo guardando tutti i riferimenti. Sì, guardate ragazzi, qua proprio... Ah, c'è il eccolo, il costume! Ma dai. Ecco, così lo vediamo dal Perfetto. Vivo. Benissimo. Uno dei tanti, ecco. L'ho usato per adesso da me.
Benissimo, allora grazie mille Gianmarco per essere stato con noi, sei stato fantastico e poi veramente grazie, sempre grazie. Bello sentire dove ci può portare questa grande sì. passione. Grazie, grazie mille, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, cosa abbiamo imparato oggi dai nostri ospiti? Beh, tantissime cose abbiamo imparato. Innanzitutto che è fondamentale l'interpretazione del personaggio e sentirsi proprio nella parte. Ci hanno anche fatto proprio vedere come sì. farlo. E poi un'altra cosa secondo me fantastica è l'utilizzo del make-up per assomigliare ed essere identici al personaggio che si vuole interpretare. Poi... abbiamo anche imparato che grazie... alla passione comune, per esempio per una serie TV, possono nascere dei gruppi e poi da questi delle vere e proprie amicizie. Oh, momento romantico. E poi anche che grazie al cosplay si possono anche fare dei viaggi bellissimi e poi farlo diventare anche il proprio lavoro. Assolutamente. Infatti, ma aspetta un attimo, non abbiamo chiesto una cosa ai nostri ospiti. Che cosa? Chi è la più potente tra le due? Ah, perché ci sono dubbi su questo? Adesso te lo dimostro. Allora, prendo un incantesimo. Allora, aspetta un attimo che lo devo cercare. Ma cosa vuoi dimostrarmi tu? Oh, finalmente. Bene, noi vi aspettiamo la prossima settimana alla stessa ora su questo canale. Good evening.